serie B. L'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Tifosi nerazzurri, ben trovati, nuovo appuntamento con Bordo Campo Serie B. Ebbene, ci eravamo lasciati con lo speciale natalizio con gli amici della Bonifica, quello speciale in una singolare, particolare, originale location con gli amici della Gradinata Nerazzurra. Ci ritroviamo nei nostri studi di Latina per parlare di Latina Calcio, tornato alla vittoria, tre punti rigeneranti per la formazione di Mario Somma. Ne parleremo insieme a due graditissimi ospiti, andiamo a presentarli, il direttore di Latina Sport. Salvatore Condemi. Buonasera a tutti, buonasera a te Domenico, è un onore essere qui insieme a te, all'amico dei veterani. Grazie, grazie Salvatore. E allora salutiamo l'amico dei veterani, Enrico. Grazie Pasquale, grazie a tutti per l'invito. E ben trovato. Ben trovato a tutti. Tu grazie. Già sei di casa, qui già ci sei stato. Sono già venuto nel nostro studio. Grazie. Parleremo con te anche di Latina, anche di una bellissima iniziativa che ha riguardato appunto il tuo gruppo. Parliamo però innanzitutto di questa, come dicevo, vittoria rigenerante della squadra nerazzurra sabato con il Novara, un primo tempo che a noi è piaciuto e come un secondo tempo in sofferenza, è bene dirlo, ma abbiamo apprezzato questo Latina pratico, questo Latina cinico che ha saputo approfittare dell'Eurogol di Dumitru e ha saputo condurre in porto questa vittoria, anche se da parte degli ospiti c'è stata qualche recriminazione, andremo poi ad ascoltare le dichiarazioni di mister Baroni, altre dichiarazioni non se ne parla, permane infatti il silenzio stampa. Comunque, a proposito di interviste, avremo altro materiale da proporvi, tutte cose molto molto interessanti. Intanto però vi ricordo il numero per scriverci, per inviarci sms, è il 331 12 45 625. Allora partiamo con l'analisi di questo match, iniziamo proprio con Salvatore. Che Latina hai visto, che vittoria è stata, Salvatore? È stata la vittoria del cuore, della grinta, la vittoria di tutto il Latina che finalmente gioca un calcio spumeggiante, che se ne possa dire. Consideriamo una cosa, al 34esimo Corvia passa a Dumitru, il quale con un destro meraviglioso alla Del Piero, sì, batte da Costa. Da quel momento sì, è vero, non produrrà quasi niente, ma è pur vero che allo stesso tempo il Novara non è che abbia prodotto chissà che. Per cui, secondo il mio punto di vista, finalmente abbiamo visto un Latina pratico, cinico, bello da vedere limitatamente al primo tempo. Il resto sono i tre punti, è quello che conta maggiormente. Enrico, invece volevo chiedere un commento su questo Latina diverso anche da un punto di vista tattico, perché noi abbiamo visto in pratica un 4-3-3, che è un modulo diverso dal credo, dal marchio di fabbrica di Mario Somma. Sì, meno male, forse, sì. No, dico meno male che questo modulo l'ha un po' aggiornato, spero che l'abbia un po' studiato, perché a mio modo di vedere in questo modo è riuscito a dare un po' più concretezza in attacco, infatti i tre si sono trovati abbastanza bene, la prova appunto ce l'ha detta adesso descritta Salvatore con il passaggio gol di Corvia a Dumitru che al volo ha segnato una bellissima rete, ma subito dopo Acosti stava realizzando il 2-0. C'era stato quel palo all'inizio. C'è stato il palo di Corvia all'inizio, quindi una interpretazione del primo tempo secondo me è molto molto buona. Inoltre la palla, se avete visto, le transizioni erano abbastanza veloci, forse perché non c'erano i due mediani, i due centrali a centrocampo che in qualche modo avrebbero ritardato l'azione. Quindi in questo modo secondo me si è sviluppato un gioco molto pulito, disciplinato, anche veloce, dei fraseggi belli. Io ho visto Schiattarella e Olivera veramente a livelli notevoli.
e finalmente anche un po' di fortuna che non è guastata. Anche Wigani secondo me ha comandato molto bene la difesa, e inoltre secondo me Wigani ha anche una buona proprietà di piede, a mio modo di vedere, quindi in questo modo riesce a far ripartire l'azione quasi immediatamente, perché ha un passaggio abbastanza pulito e preciso verso i suoi difensori, e quindi il Latina ne ha giovato, secondo me. È vero. Il secondo tempo, vabbè, in sofferenza, ma siamo abituati. Siamo abituati, è vero. Tra l'altro questo Wigani, poi ne riparleremo, ma insomma, con tutte le cuffie, noi sabato abbiamo ascoltato le sue urla. Questo vuol dire che ha personalità da vendere, esperienza, e saprà trasmetterla al reparto. Sì. Io, se posso, ho visto pure delle fotografie di Wigani così, e devo dire che è sempre in una funzione di gesto ad aiutare la difesa, e secondo me questo è anche molto importante per i difensori, che si sentono protetti alle spalle, e quindi in qualche modo. È vero, è vero, assolutamente sì. Intanto la regia ci ha proposto la sovraimpressione col Crotone che sta vincendo il big match col Cagliari, e lì veramente è in palio una bella fetta di Serie A. Ne parleremo anche con voi attraverso gli sms, vi invito a scriverci al 331 12 45 625. Che dire di questo Latina pratico e di questo nuovo assetto, Salvatore? Ma è un buon Latina perché se non altro abbiamo visto un Latina che sa attaccare, e nel secondo tempo ha saputo difendersi senza patemi d'animo. Cioè, ho visto praticamente una buona spinta sulle fasce laterali da parte di D'Agostì e Corvia, supportati oltretutto da Scaglia e Schiattarella. Questo fa ben sperare, perché significa che ritornando la difesa è più compatta, cioè ritornando sia Agostì sia Corvia fino a centrocampo e col filtro dei due centrocampisti, c'è maggiore copertura. C'è maggiore copertura e poi le ripartenze, c'è la possibilità di fare veramente una grande performance con le ripartenze. Certo, questo significa maggiore equilibrio in definitiva per la squadra nerazzurra. Tra l'altro il dato di fatto è che questa squadra comunque quasi sempre è andata a segno, quindi l'attacco ha sempre risposto, comunque il gol è sempre arrivato. È un Latina che deve sistemare le cose lì dietro, perché è lì che è venuta a mancare la squadra nerazzurra, di gol ne ha subiti troppi, decisamente troppi nel girone d'andata. Abbiamo detto però di un Latina anche fortunato, è bene dirlo, è giusto dirlo, è giusto essere come dire, imparziali per quanto si possa, ci si riesca. E un Latina che anche per certi episodi è stato favorito, inutile negarlo, il contatto tra Wigani e Gonzales del Novara c'era, e un arbitro 9 volte su 10, almeno per quello che sono i nostri precedenti con il direttore di gara, lì il direttore di gara avrebbe fischiato il rigore. Così non è stato, e la cosa non è andata giù al tecnico degli ospiti, Marco Baroni. Ascoltiamo cosa ha dichiarato a fine partita, la linea della regia. C'è stato un gran gol, sicuramente. Noi abbiamo in primo tempo abbiamo creato diverse occasioni, ma con poca determinazione. Nel secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo e abbiamo creato delle situazioni per poter, non era facile perché Latina era molto chiuso. C'è stata l'occasione sulla traversa, un altro paio di situazioni. Corazza, che praticamente è a pochi metri dalla porta, l'ha messa fuori, e poi c'è un episodio che è clamoroso, a vederlo è veramente clamoroso. Ecco, l'abbiamo rivisto, rimane il forte dubbio. No, non ci sono dubbi. Perché se parliamo di dubbi vado via. Ma non è l'ultimo a protestare, ma perché? I rigori si danno perché si protesta. Ma dai, non scherziamo, per favore. Perché il portiere è fuori tempo, prende il giocatore, lo ribalta, quindi di che cosa stiamo parlando, dai?
Questa dunque la dichiarazione di un Baroni decisamente arrabbiato nel dopogara, insomma le dichiarazioni di un tecnico che almeno a suo dire ha visto una sola squadra nel secondo tempo. Che dire, ognuno ha il suo punto di vista, Salvatore? Ma io sinceramente ho letto prima della partita con il Novara, per quanto riguarda le designazioni, Gersini di Genova è parco nel concedere calci di rigore e non è stato da meno anche in questa situazione. Siamo stati fortunati, non ci dispiace, finalmente gli episodi favorevoli vanno a favore appunto della nostra squadra. Ma leggiamo cosa ci state scrivendo al 331 12 45 625. Leggiamo i messaggi dei nostri telespettatori, puntuali come sempre, come ogni lunedì. Abbiamo avuto la pausa d'inizio anno. Leggiamo adesso come esordite. Sabato grande vittoria, ieri grande festa. Forza Latina, forza veterani. Ciao Chico. Salutiamo Peppe, poi vi parleremo della festa. Enrico veterano doc. Latina si ama, non si critica. Si viene allo stadio a tifare. Poi del presidente chi è non importa, sabato eravamo proprio pochi, ridicolo. Qui effettivamente 400 paganti e poco più, insomma un dato che ci fa riflettere. Intanto ci dicono che Chico è uno spettacolo, addirittura parlano di un aggettivo da sexy, insomma. Anche domenica, forse sabato, abbiamo incitato i nostri colori fino alla fine, siamo pochi ma buoni e soprattutto noi non molliamo mai. Schizzo di stampo littoriano, una colonna della nostra trasmissione, il buon schizzo con i ragazzi di stampo littoriano. Chico, hai già raccolto tanti complimenti, insomma. Grazie, ma sono degli amici e chiaramente non vedono l'ora di poter mettere in difficoltà, certo, chi sta da questa parte della telecamera. Io volevo mettere in difficoltà Baroni invece, io gliel'avrei detto lì, magari con una cosa un po' più sul calcio di rigore, nel senso che noi dalla Gragnata, almeno io dalla Gragnata centrale, questo fallo clamoroso non l'ho visto. Probabilmente bisognerebbe vedere il momento in cui c'è l'impatto, se la palla viene toccata ovviamente dal portiere o viene toccata dal calciatore. Sembrerebbe che sia stata toccata prima dal calciatore, anche se noi dalla gradinata abbiamo visto esattamente che il pallone, diciamo, ha preso una direzione verso la bandierina, quindi abbiamo ipotizzato che l'abbia toccato prima il portiere Wigani, e anche qui evidentemente lui è uscito con un grande tempismo, in maniera molto pulita, certo, solo con le braccia, e quindi in questo senso l'arbitro, seppure avesse visto male, magari è stato indotto a vedere male da un'azione pulita, perché ovviamente il portiere non voleva entrare sull'uomo. Quindi rimango della mia opinione, il rigore lo vorrei un po' rivedere, quindi magari nelle prossime occasioni cercherò, sì, di studiarla un po' meglio, diciamo. Ma la sì, cosa. Comunque noi sta bene così, abbiamo portato a casa tre punti pesantissimi. Come diceva Bosco, il rigore è quando l'arbitro fischia, perciò, beh, un maestro come Busia all'inizio. Se lo diceva lui, ovviamente. Appunto. E riguardo ai singoli, Salvatore, già evidenziato l'ottimo contributo in fase offensiva, anche lì dietro però Esposito, per esempio, si fa sentire. Esposito è un grande. E quando ci sono state quelle voci che lo davano già via da Latina, onestamente sono rimasto veramente, veramente male. E invece, fino al momento è del Latina, e il Latina ha bisogno di un grande giocatore qual è Esposito. Attenzione però, è arrivato anche Mariga, è ritornato in un certo senso anche Figlio Meni e Milani, quindi secondo il mio punto di vista il Latina ha arricchito la propria possibilità difensiva. E poi c'è Wicani che fa la differenza. Anche se fa la differenza. Verrà a crearsi un problemino d'abbondanza ora che tornerà Di Gennaro. Vedremo come la società e Mario Somma gestiranno questa situazione. Comunque torneremo tra poco sul mercato. Intanto apriamo questa parentesi, anche perché i messaggi già ce l'hanno accennato, a questa bella festa da parte dei veterani, questo pranzo che ha visto come invitati, ospiti d'onore, tanti protagonisti del Latina del passato. Un bel compleanno festeggiato dai veterani, ne parliamo innanzitutto con Enrico.
Sì, effettivamente ci siamo, diciamo, prodigati per quest'anno anche festeggiare la ricorrenza del terzo anno da quando abbiamo costituito questo, diciamo, gruppo, e abbiamo avuto la possibilità di contattare dei calciatori, degli ex calciatori della Dina Calcio, che ovviamente hanno fatto la storia della Dina Calcio un attimo prima che arrivasse poi Condò, Pasquale Maglietta, Sanderra, eccetera eccetera, che ci hanno portato poi nel paradiso della Serie B, e anche gli altri allenatori ovviamente, certo. Pecchia in primis. E in questo modo, ecco, abbiamo invitato questi Cagliazza, abbiamo invitato una bella stretta di mano che ti riguarda, Enrico Faticati, abbiamo invitato Mister Leggenda, e oltre ad avere noi nel nostro ambito poi il nostro presidente onorario, che è un ex calciatore tra l'altro della Dina Calcio, appunto Franco Carnevali, al quale va, eccolo qui, lo vedete in questo momento. Ma adesso lo ascolteremo anche. È una persona eccezionale, e anche la sua famiglia, soprattutto i suoi figli, insomma, ci sono molto vicini, e quindi la cosa ci gratifica molto. E quindi abbiamo fatto questa festa, questo pranzo, anche aperto a molti bambini che sono i nostri figli. Hai avuto la possibilità di partecipare, certo, sei stato il nostro gradito ospite. Onore. E per noi è stato un onore altrettanto, e perché, come hai potuto constatare, diciamo, il pranzo è avvenuto in maniera molto familiare, certo, molto libero, molto free, e quindi nessuno si è sentito in qualche modo ostacolato o privo delle proprie cose, quindi ci siamo divertiti tutti insieme, credo e spero. Assolutamente sì. Vediamo cosa ne pensa il presidente, l'abbiamo visto in queste immagini impegnato nel taglio della torta, parliamo di Basilio, Puglia, vediamo le sue dichiarazioni, ascoltiamo il servizio, poi sentiremo anche le vecchie glorie. Partiamo però da Basilio Puglia. Il presidente, c'è solo un presidente, cantano all'interno della sala i tuoi veterani, Basilio Puglia. Ma in realtà il presidente è soltanto una figura, diciamo, simbolica, nel senso rappresentativa, ma in realtà qui siamo tutti presidenti, perché i veterani partecipano comunque con grande entusiasmo a quelle che sono le torti della Dina, ed oggi in questa grande festa che, insomma, stiamo andando avanti e ci stiamo divertendo. Quella del pranzo tutti insieme è un'iniziativa che va avanti da parecchio tempo. Il pranzo oggi è compleanno, quindi sono noi ogni anno in questo periodo, diciamo, perché poi ovviamente cerchiamo di conciliarlo anche con il campionato, festeggiamo sempre il nostro anniversario, quindi il nostro compleanno, che è un evento, insomma, imperdibile, quindi per noi è sacro, come si suol dire. E come detto, abbiamo chiamato in causa anche gli ospiti d'onore, le vecchie glorie, così le abbiamo definite, di questo Latina Calcio, e allora andiamo ad ascoltare innanzitutto i due Franco, Morano e Carnevali. Vediamo il servizio. Intanto li ringrazio per questo pensiero che hanno avuto nei confronti miei e dei due amici miei. Sì, ricordi, è logico, vengono alla mente, senz'altro vengono i ricordi più belli, perché, diciamo, il periodo in cui io ho giocato e ho fatto, che avevo avuto la fortuna di essere capitano di una squadra importante che ha vinto un po' tutto, e adesso è logico, io vorrei tornare indietro per giocare in questo Latina, pure senza una lira, ma non una lira in Latina, io giocare senza una lira, pur di giocare, però gli anni passano, e intanto dobbiamo ringraziare anche questa presidenza che ci ha portato in Serie B, diciamo. Ecco. Un Morano al fianco di Corvia non guasterebbe? Ma diciamo, con le caratteristiche mie, lottature, potevo giocare come prima, come seconda punta, diciamo, era importante, però la Serie B è un'altra categoria. Corvia e i giocatori che ci sono attualmente sono bravissimi, speriamo che ci portino alla salvezza quanto prima. Tornando al passato, tra i ricordi più belli anche raccontati ai tifosi, quelli di Catania? Beh, Catania, Banco Roma, Frosinone, ci sono stati bei ricordi, perché 8-9 anni a Latina non è che c'è stato un ricordo solo, abbiamo vinto 2-3 campionati, quindi i ricordi sono parecchi. Con piacere noto che la Serie B a volte sembra che ci stia stretta, però per noi era un miraggio, e adesso teniamocela ben stretta con questa società e con questo pubblico che sta ritornando allo stadio. Franco, ti puoi considerare il veterano dei veterani?
Va bene questa definizione? Penso di sì, perché a me piace parlare poco e fare qualche cosa di fatti, tutto qui. Di fatti ne hai fatti tanti per questa squadra, per questo... No, ho dato dei consigli che se li pigliano ben volentieri. Ho visto che oggi la realtà è stata oggi, abbiamo visto cosa abbiamo portato dopo la partita di domenica, tutta una riunione un po' particolare, diciamo, no? Tra l'altro di Franco Carnevali parleremo tra poco con Salvatore, perché c'è un qualcosa che lo lega alle origini e alle radici, al cuore reggino di Salvatore Condemi. Ma continuiamo e proseguiamo e andiamo a concludere questa carrellata relativa all'evento dei veterani con l'intervista a un'altra vecchia gloria. Ricordiamo, poi sono intervenuti Mister Leggenda, Stefano Sanderra, Davide Lemma, storico dirigente, Claudio Vecciarelli, altro personaggio che tra l'altro abbiamo ospitato qui in studio qualche settimana fa. Insomma, è stata una bella rimpatriata veramente, ed è stato un piacere accogliere appunto tanti protagonisti del passato come Enrico Fatigati. Ascoltiamo. Se si parla di storia della Latina non si può parlare che di Fatigati, tanti ricordi legati a questi colori. Beh, innanzitutto grazie per avermi collocato in un pezzo di storia della Latina, è sempre un onore. Latina è diventata la mia casa, qui mi sono fatto la famiglia. E quindi può solo che far piacere sentire queste cose. Queste manifestazioni come quella di oggi sono cose che bisognerebbe fare più spesso e servono anche per coinvolgere di più i tifosi, che sono sempre stato un fiore all'occhiello del Latina. Quindi quando succederà di nuovo o se non succederà a me, succederà a qualcun altro, il fatto di essere invitati a queste manifestazioni troverà sempre una risposta positiva da parte nostra, perché fa troppo piacere. È difficile spiegare quello che si prova, però è sicuramente, indubbiamente, una cosa che ti gratifica in modo immenso per quel poco che abbiamo fatto. Il ricordo più bello, ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare? Beh, guarda, io le manifestazioni della gente sono le cose che fanno più piacere, perché nel campo si può vincere, si può perdere, si può pareggiare. Io nei miei 10 anni che ho trascorso nei vari campionati a Latina ho provato sia la gioia delle vittorie del campionato che le delusioni per le retrocessioni. Però quando una persona si ricorda e ti mostra un affetto a distanza di tantissimi anni, è la cosa più gratificante che ci possa essere. E penso che sia questo il messaggio principale di iniziative del genere. Io personalmente ho apprezzato, a parte la coinvolgente simpatia di Ettore che ha fatto da animatore della giornata, ho apprezzato proprio questa voglia di ripercorrere il passato da parte vostra, anche per far conoscere alle nuove leve, alle nuove generazioni, chi ha fatto la storia di questo Latina. Effettivamente qui noi avevamo Morano, Fatigati e Cagliazza, cioè il numero 9, il numero 10, il numero 11 di una formazione strepitosa che in un campionato del 77 o del 78 arrivò quinta in Serie C. Poi ci fu l'anno dopo, furono fatte la C1 e la C2, sì. Però in quell'anno, che era l'ultimo anno di C, arrivammo quinti in classifica. Davanti ci superò il Catania, il Bari, credo, la Nocerina. Insomma, fu un campionato di grande, grande spessore, grande importanza, ed è fino a che non è subentrata la società attuale, diciamo, a partire da Condò, Maglietta, Cavicchi e adesso anche Aprile. Ovviamente era il top del nostro risultato storico, come il nostro scudetto, per intenderci.
Adesso l'abbiamo superato, ma secondo me l'attaccamento a quella squadra, io certo avevo pochi, una decina d'anni, 15 anni, però voglio dire è stata coinvolgente e effettivamente anche la presenza allo stadio era importante, era notevole, c'erano dei gruppi di tifosi molto appassionati, lo stadio era molto pieno, c'era la solita e consueta rivalità col Frosinone, ma diciamo c'erano anche degli ottimi calciatori che hanno calcato i nostri campi. E poi sentire Faticati, che è stato in qualche modo onorato, certo, di essere nuovamente chiamato, secondo me è la più grande soddisfazione che il nostro gruppo ha potuto avere, cioè riportare un sorriso, un'importanza a calciatori che forse hanno goduto, diciamo, un po' meno di quello che avrebbero meritato, perché Cagliazza, Faticati e Morano effettivamente erano calciatori di grande spessore, anche gli altri chiaramente, certo, la formazione è storica, quindi è vero. Lauro, Carannante, Ronzulli, Rispoli, Pezzuoli, insomma, si conosce Bernabucci, eccetera eccetera. È bello far riemergere certi, sì, certi ricordi, ed è assolutamente encomiabile un'iniziativa come questa da parte dei veterani, che continueranno, sono certo, a regalare queste emozioni sia sugli spalti che con i loro progetti, le loro varie iniziative. Ne apriamo un'altra di parentesi, prima di andare a leggere qualche messaggio, ne apriamo un'altra di parentesi con Salvatore, che è un pontino d'adozione, ma come dicevamo è un reggino innanzitutto. E parlavamo di Franco Carnevali, che è stato tra l'artefice, come mi dicevi tu, del gemellaggio storico tra Latina e Reggio Calabria. Ma le cronache dicono che Gianni Curmaci di Reggio Calabria e Franco Carnevali si siano messi d'accordo dopo, così hanno detto, attenzione, non vorrei sbagliare, dopo una sontuosa mangiata però fatta in un noto ristorante qui di Latina. E le due tifoserie hanno accolto di buon grado, anche per motivi su Wikipedia dice, è scritto proprio così, per motivi politici, ma non credo che siano solamente quelli, anzi tutt'altro. Sì, io ricordo quel giorno, eravamo io e il mio compianto papà allo stadio Francioni. Noi andavamo, io e mio papà andavamo sempre in trasferta e quindi siamo arrivati qui a Latina. Ci è piaciuta subito e abbiamo accettato di buon grado questo gemellaggio con la squadra pontina. Non potevo mai e poi mai immaginare che dopo tanti anni ritornavo a Latina da figliol non prodigo, ma comunque da adottato, certo, in una città di cui appunto della quale io sono innamorato. È nato subito questo film. Sì, insomma, sì, assolutamente. Io abito da 2 anni a Latina e credo di sentirmi pontino e tifosissimo del Latina. Lo anche possiamo confermare, conoscendoti lo possiamo confermare. Io sono sono critico, però lo faccio a fin di bene, ma io lo facevo anche per la regina e lo faccio ancora, certo, tuttora per la regina. E tra l'altro proprio sabato c'è stata una splendida iniziativa da parte della Curva Nord, che ha esposto uno striscione che ha fatto venire i brividi, io penso anche un reggino come te, perché c'erano gli auguri ai gemelli per i 102 anni di storia della regina. Ma io ancora sento i brividi addosso quando è scattato l'applauso dello stadio appunto per i ragazzi della Curva, incomiabili nel vero senso della parola. Io ho riportato la notizia in quel di Reggio Calabria con i vari supporti tecnologici, è stato un tam tam.
posso dire che la notizia è stata postata appunto da Latina Sport su un portale di Reggio Calabria, e le visualizzazioni si sono attestate sul almeno 30.000 unità, cui significa che a Reggio Calabria c'è tanto bisogno di calcio. E soprattutto a Reggio Calabria c'è tanto amore nei confronti di Latina, così come assolutamente reciproca la cosa, certo, è reciproca appunto per quanto riguarda la città di Reggio. Vediamo cosa ci state scrivendo. Enrico, volevi aggiungere qualcosa? No, se posso fare una testimonianza anch'io sulla fratellanza con i reggini. Quella che abbiamo operato, diciamo, 2 anni fa, perché purtroppo poi la regina è retrocessa quell'anno, però 2 anni fa facemmo sia in casa, avemmo un grande incontro con i ragazzi della curva di Reggio Calabria e approntammo un buffet, diciamo, molto cospicuo e notevole. A novembre 2013. A novembre, esatto, vennero loro e furono graditi ospiti e siamo rimasti molto contenti. Chiaramente ci hanno fatto pagare questa nostra ospitalità al ritorno, perché quando siamo andati lì a Reggio Calabria, diciamo, ci hanno offerto arancini, birra ghiacciata e quant'altro, e siamo andati in corteo insieme fino allo stadio. Questo per farvi capire la grande umanità, il grande cuore di Reggio Calabria. Però voglio anche sottolineare che noi eravamo in una fase ascendente. Loro purtroppo erano in una fase critica, che poi pagarono, e a conclusione di questo aneddoto, se posso ricordare quello che mi è capitato a me, dopo la partita abbiamo vinto 1-0, tornando verso i pullman, abbiamo incontrato chiaramente i reggini e mi ha colpito una ragazza e un ragazzo che, incrociandoci, lei piangeva. Un mio amico gli ha chiesto perché piangesse: non ti preoccupare, è vero, la regina ha perso, però vi rifarete, diciamo, non vi preoccupate, adesso vi tirerete fuori. E la ragazza ha risposto, ero presente: no, ma io non piango per la regina che ha perso, io piango per il Latina che forse va in Serie A. Perché noi stavamo, diciamo, combattendo, e questa è una cosa che per me rimarrà indelebile, certo. Dopo una sconfitta con la squadra che stava in zona di retrocessione, questa ragazza piangeva di contentezza per il Latina che forse andava in Serie A, però... Poi è successo a Cesena, nei spogliatoi, qualcosa di non lo so. Sorvoliamo. Ne aggiungo anch'io una di testimonianza che risale a qualche anno prima. Adesso non ricordo la trasferta, però la stavo facendo insieme a degli amici all'indimenticabile Ughetto Masullo. Ci fermammo lungo la Salerno-Reggio Calabria, superata Reggio, e ci aspettava un furgone di tifosi della regina, pieno di ogni ben di Dio. Latina e regina non si incontravano da una vita, eppure i tifosi erano lì ad attendere i mezzi dei pontini, li accolsero in un'area di servizio e tirarono fuori immaginavo e sapessi, insomma, ma c'era il finimondo, mangiammo che quasi non ce la facemmo poi a raggiungere lo stadio. Io potrei fare anche i nomi di questi ragazzi che hanno partecipato queste armi improprie, diciamo. diamo la parola però anche ai nostri tifosi all'ascolto, questi tifosi che ci stanno seguendo e ci stanno scrivendo al 331 12 45 625. Vediamo cosa ci scrivono. Mercato, ecco, ci arriviamo. Buonasera a voi, agli ospiti, un saluto all'amico veterano da Ettore, abbiamo già citato la sua coinvolgente simpatia, bravissimo Ettore. Il rigore non c'era perché c'era fuori gioco prima dalla tribuna coperta, ho visto bene, ci fidiamo, hai ragione tu. Il mercato di Latina si è fermato con il portiere e il centrocampista, ma l'attaccante dov'è? Ultras 72. E questa è una bella domanda. Scusate, vorrei sapere perché il Novara non si lamenta di nulla e invece... Eccolo qui, ce l'aspettavamo. Criscitiello cerca pubblicità gratuita. Gianluca Stampo Littoriano. Adesso Gianluca ti rispondiamo. Grande KKK, grazie fratello veterano Gianluca. Un saluto ai 3 tenori della serata. Questo ancora non ce l'avevano detto. Da Hooligan, il Latina si ama, non si discute. Ciao Hooligan, grande Hooligan. Chi ama Latina deve venire allo stadio a tifare senza fare tante chiacchiere, perché i giocatori passano, noi rimaniamo sempre a Latina. Giustissimo anche questo messaggio. E allora, prima di arrivare al mercato, apriamo e chiudiamo subito la parentesi Criscitiello, perché è un discorso che si è amplificato
personalmente a dismisura e in maniera eccessiva. C'è questo collega che scrive sul suo portale, esprime giudizi a mio modo di vedere lesivi nei confronti del Latina Calcio e del suo direttore generale Pietro Leonardi. Il Latina ha già disposto che si tutelerà nelle giuste, attraverso i giusti modi, i modi previsti dalla legge. Che dire però, forse stiamo dando troppa importanza a certi interventi, tu che ne pensi Salvatore? Stiamo dando troppa importanza, se voi andate sul portale per cui lavoro si trovano solamente tracce di quanto sta facendo e sta dicendo Criscitiello. Io voglio solamente dire una cosa ben precisa. La Costituzione italiana dice che un soggetto può essere ritenuto colpevole, reo di un delitto, di un reato, solamente dopo aver passato i 3 gradi di processo. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, il signor Leonardi ha già pagato e ha pagato abbastanza seriamente. Per quanto riguarda quella penale, i 3 gradi di processo non ci sono ancora stati e non c'è nessuna negazione affinché il signor Pietro Leonardi vada a lavorare quanto, quando e dove vuole. Assolutamente d'accordo. Quindi, con te, anche perché nel calcio Serie B e Serie A chi è senza peccato, insomma, scagli la prima pietra, ce ne sono di panni sporchi da lavare, vero Enrico? Probabilmente l'ambiente, diciamo, è molto variegato, così per usare un eufemismo. Adesso ecco, stiamo seguendo Crotone Cagliari, il Crotone è portato in auge come squadra, ma mi sono informato in occasione di quando il Crotone ci è venuto a trovare che il presidente del Crotone diciamo una persona avvezza ai tribunali e diciamo in qualche modo quindi. No, il presidente dal 1900 volevo faccio il professionista, no, però è presidente del Crotone dal 1994, quindi oltre 20 anni di presidenza del Crotone, dove cioè, voglio dire, anche lui, quanto riguarda loro, alcune, anche loro, perché sono i fratelli, esatto, di Brenna. Brenna, ecco, sì, quindi sì, mi viene in aiuto. Cioè, è chiaro che sono innocenti, e i 3 gradi di giudizio, e sono solo ipotesi, e c'è tutto un discorso, e quindi su questo non ci piove. Però, voglio dire, c'è una situazione abbastanza pesante, anche come reati, ecco, come certo, tipologia poi, di reati sono comunque molto molto consistenti. Quindi, il giornalista di cui parlavo, Gianluca nel messaggio, insomma, non è nuovo a questi attacchi al Latina Calcio, ne sappiamo qualcosa anche relativamente al passato quando insomma sponsorizzava un Avellino che andava avanti a calci di rigore ed è esatto. Ma chiudiamo questo capitolo, prima di dedicarci al mercato chiudiamo anche il discorso di Latina Novara con gli alti e bassi, perché la nostra rubrica non può certo mancare, anche se questa sera è una rubrica a metà, nel senso che non abbiamo voluto indicare i bassi, per una volta abbiamo visto tutti sulla sufficienza e oltre, quindi solo alti, ne abbiamo evidenziati 2, il primo ne abbiamo già parlato, è Samir Oikani, al di là del decisivo intervento a tempo scaduto con l'impercettibile deviazione che indirizza sull'incrocio il tiro di Buzzegoli, l'ex genoano desta un'ottima impressione per le urla e la personalità, ingredienti fondamentali per trasmettere sicurezza al reparto difensivo, e questo già lo avevamo anticipato. E poi abbiamo inserito tra gli alti, dopo averlo messo tante volte tra i bassi, abbiamo inserito meritatamente a nostro avviso Daniele Corvia. Il nuovo assetto sembra favorirlo, con Acosti e Dumitru meno defilati sugli esterni, l'ex bresciano non soffre più di solitudine e non deve più giocare spalle alla porta. Di lui piace il grande spirito di sacrificio, oltre all'assist vincente per l'Eurogol di Dumitru. Questa la segnalazione degli alti. Rapidissimamente, siete d'accordo Salvatore? Assolutamente sì, Wigani è un grande portiere, è un portiere di sicuro affidamento, e Corvia appunto deve giocare non spalle alla porta ma con continue verticalizzazioni. Col nuovo assetto tattico, secondo il mio punto di vista azzeccato da parte di Mario Somma finalmente,
potremmo anche divertirci. Tu Enrico hai evidenziato anche Schiattarella, Olivera, insomma ce ne sono tanti di giocatori che hanno fatto molto bene sabato. Devo dire che approvo la tua scelta di non nominare i bassi, quindi magari spendiamo le parole per la squadra. Olivera, Schiattarella hanno dato una dinamicità a centrocampo veramente notevole. Corvi, abbiamo detto, ha preso anche un palo. Wigani ha fatto una strepitosa parata alla fine. Poi parleremo anche dei cambi, probabilmente dei cambi che ha effettuato anche Somma. Anche se il tempo stringe, perché tempo siamo stringe. Di allora volevo solo, solo segnalare questo, non so se vi è, l'avete notato, Wigani ha fatto una parata insieme alla traversa, la palla è stata respinta, ma c'erano tre novaresi pronti per il tap-in, è arrivato Milani con uno scatto felino e ha mandato via la palla, che era pericolosissima. Quindi anche questo cambio, diciamo operato da Somma, sostituzione con Buscaggini, secondo me è stato eccezionale, perché ci ha ripagato, ci ha pagato in questa era col fatto. E io proprio di Andrea Milani volevo parlare, perché è un ragazzo che ha saputo stare al suo posto, ha saputo attendere, lui capitano che si è ritrovato fuori dalla lista degli over, tanti mesi in naftalina, nel dimenticatoio, eppure era lì, si è fatto trovare pronto e ha raccolto un grande applauso da parte del pubblico. È un Francione che apprezza le qualità di questo ragazzo, l'attaccamento ai colori di questo ragazzo. Ebbene, Andrea ha potuto riprendersi la sua maglia, tornare protagonista, e a questo punto ci auguriamo che possa continuare così. Un applauso veramente ad Andrea Milani, alla sua costanza, alla sua perseveranza. Ma chiuso questo discorso, adesso ci dedichiamo al mercato, perché di voci ne girano tante, anche se a dire il vero negli ultimi giorni, vuoi per il silenzio stampa, vuoi per il ritiro romano che c'è stato prima di Latina Novara, fatto sta che ultimamente se ne parla un po' meno di trattative, anche se tra le priorità di questo Latina sembra esserci quella dell'esterno difensivo e quella di un giocatore per il fronte offensivo, soprattutto un attaccante esterno. Salvatore, tu cosa hai raccolto a livello di rumors? Dunque, rumors, io ho sentito parlare di un attaccante abbastanza poliedrico, si tratta di Caccavallo della Paganese, che non ha fatto tanto bene a Caserta, ma a Caserta ci sono delle situazioni un po' particolari, anche se sono primo in classifica. Si è parlato anche di Amauri, ma Amauri costa tanto. Ecco, costa molto, costa troppo, per cui dimentichiamolo. C'è un ragazzo dell'Alessandria, se non erro in questo momento, si chiama Pazzani, è un ragazzo di 19 anni che comunque ha segnato moltissimo ad Alessandria. Poi servono dei ragazzi, servono delle giovani leve a questo Latina, che tra l'altro potrebbe salutare anche ulteriormente dei giocatori. Per esempio Farelli non era in panchina sabato, non sappiamo perché, ma questo lascia pensare anche ad un Farelli sul mercato. Riguardo comunque ai movimenti in entrata, si parla di Camarà, questo giovane in forza al Bari, e poi si è parlato anche di un ritorno di Oduamati, giocatore che finito un po' nel dimenticatoio al Milan, non ha trovato una nuova sistemazione, sembrerebbe intenzionato a tornare in terra pontina. Tu come te lo ricordi Oduamati, Enrico? Me lo ricordo bene, lui e Bidovì, insomma, erano, diciamo, gli omologhi attuali di Acosti e Dumitru, quindi diciamo sarebbero delle validissime alternative agli attuali Acosti e Dumitru. Quindi diciamo, a noi ha lasciato un ottimo ricordo, aveva bisogno di fare un'esperienza, tentava una scalata in Serie A, evidentemente il Milan non è riuscito a collocarlo in una situazione a lui consona, e pare che anche Bidaoui, ex Parma, sia diciamo libero in qualche modo, svincolato, credo che si dica. Però io puntualizzerei, diciamo, l'attenzione, per quello che posso pensarla io come vedo la squadra, anche su un terzino, sì, perché secondo me un esterno ci serve proprio come il pane, perché le alternative sono pochissime, e se noi continuiamo a giocare a 4 in difesa, evidentemente qualche alternativa in più dovremmo averla. E dopodiché, insomma, sono abbastanza soddisfatto, ripeto, di come è stata ripresa questa situazione. Effettivamente c'erano molte preoccupazioni per noi tifosi, anche la società, evidentemente
questo guardarsi in faccia, questo prendersi di petto, forse anche in maniera brusca e diretta, forse è servito, perché oggettivamente l'allenatore, insomma, mi è sembrato proprio lucido, presente tutta la partita e soprattutto i cambi sono stati strepitosi. Ripeto, qualche volta l'abbiamo criticato in maniera bonaria anche, però devo dire che nella partita si è espresso ai massimi livelli, forse ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro, anche in una situazione di difficoltà evidentemente, perché una eventuale sconfitta l'avrebbe pagata molto, quindi io sono veramente soddisfatto di questa situazione, spero che mantengano, certo, mantengano duro. Ecco. Ci è piaciuto molto l'abbraccio a fine gara, proprio al triplice fischio, l'abbraccio tra Pasquale Maietta e Mario Somma, e noi in quell'abbraccio vogliamo vedere un punto di ripartenza per il Latina. Siamo a 25 punti, siamo a metà strada verso il traguardo salvezza. Mariga, Salvatore, rapidissimamente un tuo commento. Mariga è uno spaccaregna, è un giocatore che conosciamo perché ai tempi d'oro dell'Inter di Mourinho ha spodestato addirittura due campioni e Mourinho l'ha voluto assolutamente in quell'Inter stellare. Poi purtroppo la sua carriera è stata costellata da tanti infortuni che l'hanno, certo, l'hanno debilitato. Quanto dovremo aspettarlo dopo questa lunga inattività, secondo te? Ma secondo il mio punto di vista almeno due mesi. Quindi se effettivamente il problema è questo, non dico che bisognerebbe ritornare sul mercato. C'è anche l'incognita Marchionni, anche quello, appunto, è un interrogativo che attende risposte. Prima di guardare il prossimo turno, leggiamo velocissimamente qualche altro vostro messaggio al 331 12 45 625. Leggiamo cosa ci state scrivendo. Volevo ricordare insieme ai giocatori degli anni 70 mio zio, il terzino Rinaldi Giovanna. Ciao Giovanna, salutiamo lo zio Rinaldi. Fino alla fine regge Latina, un saluto grande a Ghigo, forza veterani, forza Latina, salutiamo Cinzia. Quale sarebbe stato finora il vantaggio ricevuto dall'avere in società Leonardi? Io non lo vedo e voi assolutamente no, anzi tante inimicizie si sono venute a creare. Noi comunque confidiamo nel lavoro di Leonardi per il Latina, in una crescita attraverso l'esperienza di Leonardi. Siete stati grandi, Jeff Goll, salutiamo Jefferson che ha lasciato il segno a Caserta. Caro Domenico, tra gli altri metterei anche ancora la maglia, Tony Stampo Litoriano. Ciao Tony. Sabato bellissima partita in curva, diamo sostegno ai ragazzi, Tony. Parlate di giovani attaccanti semi sconosciuti, quando si potrebbe puntare su Talamo, convocato in nazionale di B. È vero, giusto, anche se Talamo bisogna dire che negli ultimi tempi ha avuto ben poco spazio in prima squadra per altre scelte adottate da Mario Somma. Occhiata per chiudere al prossimo turno, si va a Trapani in pochi secondi. Salvatore, che ti aspetti da questa trasferta siciliana? Io mi aspetto una bella prestazione, almeno un punticino per continuare tranquilli questo campionato. Senza dubbio il Trapani è una gran bella squadra, potrebbe far male, ma spero che non si risollevi proprio contro il Latina dopo la brutta sconfitta al 91esimo con la Ternana. Chiudiamo con un tuo pronostico, Enrico. Cominciamo e così ci mettiamo indietro altre squadre, insomma, sì, sarebbe un bel salto. Allora, con questo pronostico da parte di Enrico De Veterani, che salutiamo, così salutiamo anche, come salutiamo anche gli amici del gruppo De Veterani. Grazie per l'ospitalità e grazie per la trasmissione e per la presenza. Grazie a te e grazie a Salvatore per essere intervenuto. Grazie a te, grazie Latina. E grazie a Reggio Calabria, ma soprattutto ringraziamento a voi che ci avete seguito, ci avete scritto come ogni lunedì. L'appuntamento è per lunedì prossimo, come sempre alle 21.10, sempre solo sul Tele Universo con Bordo Campo Serie B. Grazie e alla prossima, buona serata.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.